Diciamo no all'esproprio illegittimo dei balneari, questo è il grido lanciato nel corso della manifestazione organizzata dalle associazioni di categoria dei concessionari degli stabilimenti al Palabecci, al Marina di Pescara. Gli organizzatori non si danno per vinti e chiamano in causa la politica per la situazione delle concessioni balneari in seguito alla recente sentenza del Consiglio di Stato sulla paventata asta degli stabilimenti a partire dal 2024. Riccardo Padovano, SIB Confcommercio, ha voluto aprire l'incontro di oggi con un video che immortala la problematica dell'erosione della costa con cui i balneari combattono da tempo. All'incontro di oggi hanno preso parte, oltre che rappresentanti della categoria, anche esponenti politici. Tutti insieme, questo l'auspicio affinché per i balneari, dicono, non sia arrivata l'ultima spiaggia. Ma io non lo so se possiamo aprire la stagione 2022, primo problema. E mi auguro che non sia così. Siamo stati i primi a riaprire durante la pandemia. Noi abbiamo fatto una campagna di investimenti, abbiamo messo in piedi una serie di iniziative. Oggi che potevamo incominciare a pianificare, perché pensare comunque, noi siamo operatori balneari, non ci fermiamo mai ad investire su un'area che non è nostra, su un'area in concessione che non è nostra. Io sfido qualsiasi imprenditore a fare questi investimenti. Oggi ci si viene detto, non dal Parlamento, da un altro istituto, il Consiglio di Stato, che quella che noi abbiamo è carta straccia. Qua ci dobbiamo mettere d'accordo. Se è colpa nostra o è colpa del Parlamento. Io chiedo ai parlamentari, alla politica, di alzarsi in piedi, di incominciare a usare la politica con la P maiuscola e di mettere mano a 30.000 imprese. In Abruzzo ne siamo 650, li vogliamo mandare a casa tutti quanti? O dietro c'è un teorema che ci vogliono cacciare, perché già sono pronti diversi imprenditori di alto livello che vogliono portare le concessioni da 5 a 600 metri lineari cada uno? Tra l'altro non ci sono solo i balneari, ci sono le edicole, ci sono gli ambulanti, ci sono anche altre categorie. Ci sono i trabocchi, ci sono gli impianti di carburante che stanno all'interno delle aree portuali, ci sono i ristoranti che stanno all'interno delle aree portuali. La concessione demaniale nel suo insieme, se non si fa un distinguo, se non si fa una riforma, dopo 50 anni merita una riforma. Anzi, vi do un consiglio ai parlamentari: perché non vi fate aiutare dagli uomini delle capitanerie di porto? Si può salvare il salvabile se è ancora in tempo? Secondo me sì, perché la buona volontà e perché la politica deve risolvere il problema, non si può salvare. Noi questa mattina col Presidente tracciamo le linee guida per un prossimo disegno, per una prossima legge, tenendo conto di tre cose importanti. Il valore aziendale è una cosa fondamentale, il diritto di prelazione e la premialità che spetta a ognuno di noi, perché di un lembo di spiaggia ne abbiamo fatto un'impresa.